La storia, prima viene lo Stato e poi viene la moneta. Con l'euro si è invertito l'ordine. Prima la moneta e poi solo in prospettiva l'Europa federale. I trattati internazionali sono costruiti come i matrimoni. Di norma sono contratti nella buona e nella cattiva sorte. Non così i trattati di unione. Qui il bene è la regola, il male solo l'eccezione. La crisi finanziaria si aggira per il mondo come un mutante, che oggi appunto prende la forma della Grecia. Diceva Churchill, i Balcani, la Grecia, producono più storia di quella che consumano e per questo la esportano. È così che oggi abbiamo in Europa un appuntamento con il nostro destino. La salvezza non ci viene dalla finanza, può venire solo dalla politica. Ma la politica non deve più fare errori. Non possiamo dire prima a Bruxelles in primavera che in Europa tutti i titoli recanti le nostre firme sovrane, tutti questi sono garantiti. E poi dopo, a Deauville in autunno, dire che tutto può invece essere perso. È così che ora siamo arrivati insieme al dilemma e al dramma dell'euro e dell'Europa. O si va avanti o si va a fondo. La soluzione o è politica o non è, o è comune europea o non è, senza illusioni di salvezza per nessuno. Come sul Titanic non si salvano neppure i passeggeri di prima classe. Non è solo una questione specifica di singoli stati, è una questione comune che riguarda la credibilità politica dell'euro e dell'Europa. Serve una visione alta sul nostro futuro, serve la costruzione di una governance capace di guidare unitariamente e autorevolmente i 17 Paesi membri verso un destino comune. La logica politica, che da sempre è parte della costruzione europea, la logica di risolvere i problemi interni dei Paesi membri per facilitare il processo di unione, si è come ribaltata. In alcuni paesi sembra che si antepongano i problemi interni alla costruzione comune. L'estrema destra della destra sta dando in molti parlamenti un contributo negativo in questo senso. Nel 2003 ho riproposto l'idea degli Eurobond. Ne ho poi scritto con il primo ministro del Lussemburgo, presidente dell'Eurogruppo. Credo, con molti altri, che questa idea, finora non abbastanza sostenuta, sia comunque l'idea giusta. Italia. Non ci può essere una politica italiana diversa da quella europea e viceversa. L'impegno per il pareggio di bilancio è stato preso in Europa ed in Europa è stato preso dall'Italia il 27 marzo scorso. È così che siamo arrivati a questo decreto, rafforzato in questi giorni. Dalla Commissione europea, dall'Ocse e dalla Germania sono venute valutazioni positive sulla nostra manovra, valutazioni positive che sono in parte sfuggite in Italia. L'aggravarsi della crisi ha reso, se non era sufficiente, ha reso ancora più evidente la ragione politica di questo decreto. Un decreto che non è solo di finanza pubblica. Questo decreto, sommato al decreto sviluppo appena convertito, oltre alle azioni già fatte negli anni passati, contiene 16 nuove azioni per la crescita. Azioni che vanno dal credito d'imposta per la ricerca, alla detassazione dei nuovi contratti di produttività, dalle imprese dei giovani al credito d'imposta per il Sud, dal processo civile al turismo, dalle zone a burocrazia zero, alle reti d'impresa, ai fondi d'impresa, dalle opere pubbliche alle ristrutturazioni private in casa propria. Dalle privatizzazioni alle liberalizzazioni. Vedete, il bilancio pubblico lo si fa tutto per legge, il PIL non si fa solo per legge. Servono certo decreti come questi e come altri. E si può fare di più. Sentiremo tutti su tutto, ma non si può dire che dal lato dello sviluppo non è stato fatto niente finora. Davvero non è corretto. E in ogni caso, senza la tenuta del bilancio pubblico, con i suoi effetti sociali ed economici, non ci sarebbe neppure stato il PIL che c'è stato finora.
Ciò che serve ora è un duro, responsabile lavoro comune, nel Paese, per il Paese. Ma torniamo al bilancio pubblico. La manovra di finanza pubblica è esatta e corretta ed allineata sull'asse del tempo esattamente come concordato in Europa. Nessuno ci chiede di fare il pareggio di bilancio nel 2011, ma tutto impone di definire già dal 2011 l'intero percorso per arrivare al pareggio di bilancio nel 2014, così costituendo da subito un vincolo assoluto al pareggio, un vincolo insieme giuridico e politico. Il nostro lavoro non termina oggi. Dovremo insieme maggioranza e opposizione, introdurre nella nostra Costituzione la regola d'oro del pareggio di bilancio. Concludo. In aggiunta a quelle molto forti fatte finora, nessuno fa una manovra come questa, peraltro, se non perché vuole il bene comune. Senza il pareggio di bilancio, il debito pubblico, un mostro che viene dal nostro passato, divorerebbe il futuro nostro e dei nostri figli. Il Paese ci guarda, guarda il governo, guarda la maggioranza, guarda l'opposizione. Diversi certo, ma oggi qui non troppo divisi. E per questo sono orgoglioso di essere qui oggi con tutti voi. Grazie. Grazie.